Maria Luisa Neri, scrittrice, poetessa, musicista. Laureata in psicologia clinica e indirizzo applicativo presso l'Università della Sapienza di Roma, si è perfezionata per gli aspetti dell'età evolutiva, sui disturbi della sessualità, della devianza, dell'apprendimento e dell'alimentazione. Iscrittasi all'albo, ha avviato uno studio privato. Iniziando a scrivere in gioventù, attualmente la sua produzione è composta da ben 11 volumi di poesia e racconti brevi, una raccolta di haiku e diverse fiabe musicali. Alcune sue composizioni sono state inserite in varie antologie. Maria Luisa Neri, appassionata di musica, si è anche diplomata al conservatorio in due strumenti. Ama ogni forma d'arte e organizza eventi in campo culturale ed artistico, in particolare in ambito musicale, dando spazio soprattutto ai talenti italiani. Socia fondatrice dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte di La Maria Luisa Neri è anche presidente dell'Associazione Arte del Suonare, tramite cui lei usa affermare che intende favorire ed organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, festival, conferenze, premi, saggi, concerti, musical e ogni altra forma di spettacolo legata alla musica. Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non attraverso la realizzazione di iniziative culturali di vario genere, con particolare attenzione al repertorio violinistico, dando vita a stagioni concertistiche di alto livello, a festival musicali e un concorso musicale internazionale, giunto ormai all'ottava edizione. Oltre all'offerta concertistica, l'associazione si propone come luogo di incontro di interessi musicali e culturali, assolvendo la funzione sociale di crescita umana e civile, ed è impegnata a realizzare la scoperta e la valorizzazione di giovani promesse in campo musicale sia a livello locale sia in campo nazionale. Bruno Mancini, Fessure archibugiere. Un giorno di giugno c'era forte calura, un turbine, piombata sulle coste del Tirreno. Sognavo l'impossibile. Il naso sotto falda di sombrero, i piedi nella pozza, tra scogli e granchi, il sigaro spruzzato di salsedine, braccia cuscino per la testa, occhi tra i merli, fessure archibugiere. Ti voglio nella mente. Calessi a posti singoli. I sogni non scarrozzano le coppie. Con me sul rock e rock e sesso.
Farfalla di fuoco. In te, Frida, grande anima giace, in te fuoco si accende, donna divina, in te lo sguardo penetra l'universo infinito, in te la vita palpita d'amore, in te si squarcia il cuore grondante di passione, in te tutto è magia, in te tutto è splendore, in te vola farfalla purpurea e segna la strada verso un mondo migliore. Lucio Rinaldini, Non a mare. Non ha mare questa città, non ha canzoni, ci portano le passeggiate festive sempre alla ferrovia dove i treni che vengono da lontano sferrando spostano l'aria, stipulando la brezza e il fragore libero delle onde. In due mangiavamo un gelato, a cavallo di un muro, un piede sfiorava l'abisso, l'altro saldo sui ciottoli, così credevamo fosse la vita sospesa tra cielo e terra e noi eoni eternamente giovani, emanazione di luce, arbitri tra sogno e realtà. Thank you.
Esatto. Ci legge, stiamo bugiando perché mi costa. Ci legge, corregge e si incazza. Quando capita qualche errore di frequenza sul giornale, ma quelli un po' più grandi, alle 9:30 massimo di padre, quando abbiamo? Dice a quello che è sbagliato, corregge. Da ordini, decide cosa va e cosa non va, il comando è nel DNA dell'esposito. Abbiamo un giovane ottantenne, non ha problemi. Usa i social con intelligenza, scopre amori e racconta la sua Ischia, di ieri e di oggi. Ed è un'Ischia sicuramente migliore di quella che abbiamo e che vorremmo avere. Grazie. Andiamo. Ti ho dimenticato in quattro parole. Adesso, se andate sul suo profilo social, lo scoprirete. A parte il fatto che, se siete fortunati come me, qualche volta potete avere pure accesso a quello che è il suo archivio fotografico. Se avete ancora un po' più di fortuna, vi racconta pure che significava Ischia da giovani, perché Adriano è stato uno che Ischia da giovane l'ha conosciuta, l'ha vissuta e l'ha resa bella anche per molte persone che si sono trovate. L'hai ballata molto. Diciamo che l'hai amata molto. L'amo ancora. Questo amore svanisce man mano in questi ultimi tempi. Io perché sto qua? Io sono un illetterato. Io se scrivo delle cose, per me è fatica. Perché mentre scrivo quelle quattro parole e poi le correggo e le correggo, non ho la penna facile, non so come si dice. Però mi viene dal cuore di scrivere delle cose fatte che mi giro intorno per il paese e vedo le cose che non vanno. A me non mi piace che mi fanno il centro del paese un amore e poi a valle e a monte ci sono le facce. Questo è un piccolo esempio, potrei continuare per mezz'ora, ma non è questo il momento. Volevo semplicemente ricordare perché sono qua. Tanti anni fa, forse 30, passeggiavo per via Montano, fuori da Bergoglio Mare e Castello, e c'erano dei basoli coperti dal cadavere, l'asfalto. Questi basoli si erano ribellati all'asfalto e mano a mano l'asfalto saltava. E loro in periodi venivano fuori. Allora io dissi, ma che ci vuole a togliere un po' di asfalto e raddrizzare questi basoli? Signori, scrissi il mio primo articolo al papà, il quale disse, tu devi fare un piacere, tu devi fare una rubrica. Tentai un po', poi mi devi scrivere per uno che non è abituato, era fatica. Allora ho rinunciato. Però ogni tanto, quando mi viene in mente, e vede che è una cosa che non fa, non ce la faccio più, allora scrivo. Non mi interessa chi è il sindaco, non mi interessa. Se il sindaco fa una cosa buona, io dico che ha fatto una cosa buona. Adesso, per esempio, lui è il primo a criticare Piazza degli Eroi. Io la trovo bellissima, bellissima. Prima che mi avevo quattro vie, buona piazza. Tanto sta che la famosa Caccavella, che tutti quanti critichiamo, speriamo che la tolgono e non mettono niente a posto della Cantarella, perché il lavoro è stupendo. E colui spesso che scrive male della piazza è malafede. A me un'altra cosa che non mi va, ci sta la letta media, lei come dice letta? Allora si chiudono le pinete e fanno bene. Ma perché si chiudono le pinete? Perché ci sono degli alberi pericolanti. Allora, non ci sono soldi al comune, e io lo capisco, però non ci vogliono tanti soldi per abbatterli quegli alberi pericolanti e buttarli a terra, perché io qualche volta passeggiando con mio cane vengo ammazzato da un albero. Allora diligentemente chiudono le pinete e fanno bene, però ci sono due pinete dove potete andare e morire. Inizio di settembre, volevo per...
adesso. Manca solo un rito voodoo. Ogni mattina scrutare nel controluce dei contrasti il volo di uccelli pavoni. Attendere per coito fertile configurazioni astrali. Spargere sale e ciabattare con un rosario in mano. Manca l'ultimo anello, dalla follia alla scemenza. Pelle disidratata da piante inutili. Scoppiano i timpani ai canti di sirene. Il neologismo amore è solo una carezza sulla gota. Sarebbe giusto chiudere adesso, al manto di luna che offusca le stelle, il cerchio dei misteri, superstizioni, pietosi inganni, con l'unico miracolo possibile, serenità. Di un cucù. Volteggio con un tutù che non mi dona, il rosa pallido del tumble e le scarpette bianche. Seguendo mellifula sdolcinata, sviolinata. Oh, come bello il ballo del mio cigno. Intanto il vento di ponente ha sbrindellato stoppini e maschere. Convolge e ricompone, superbo. Il moto andante maestoso si pari nuvole di stelle e di galassie. Ho smesso d'essere eclessivra, ma non sarò battacchio in dondolo per indicare il l'ora di un cucù. Perché sigli montare con me su rock and roll del sesso, ma di rimando le disse.